Bene, siamo arrivati alla fine del corso. Spero che ti siano stati utili i consigli pratici che ti abbiamo dato. Per i nostri personaggi, penso proprio di sì. Marta ha scelto finalmente in quale banca aprire il suo primo conto corrente, avendo ben chiaro i costi che deve sostenere e come si calcolano gli interessi sulle somme che depositerà. Marco ha comprato la casa dei suoi sogni, imparando a districarsi nelle complicate formule che stanno dietro alle rate da pagare per il mutuo. Ora sa bene la differenza tra mutuo a tasso fisso e variabile e cosa sono il time e il tag. Laura è riuscita ad investire con successo il suo denaro. Adesso sa come muoversi al meglio nel mondo dei rischi. Ha capito infatti fino a che punto è disposta a rischiare, sa come scegliere le polizze assicurative e soprattutto come gestire al meglio i suoi risparmi evitando gli errori più comuni. Ora Giovanni, quando incontra il suo consulente finanziario, non si sente più a disagio. Non ha più problemi a compilare il questionario MiFID e sa come valutare i principali prodotti finanziari che la banca gli propone. Abbiamo lavorato in tanti per darti dei consigli per affrontare al meglio il mondo della finanza. Ora tocca a te. Fanne tesoro. Sono sicuro che la finanza non sarà più un mistero.